Il crocifisso del Signore della città, intorno alle 19, con il suo baldacchino dorato, lascia per qualche ora il santuario a lui dedicato nel quartiere di San Francesco, per attraversare alcune vie del centro storico. Nel suo percorso viene accompagnato dai canti funebri, le commoventi e coinvolgenti ladate o lamentanze dei fogliamari. Si respira una particolare atmosfera di raccoglimento durante la processione chiamata comunemente del Cristo Nero. Tra il forte odore di incenso, i piedi scalzi dei fogliamari in segno di penitenza e il religioso silenzio rispettato dai numerosi fedeli che assistono raccolti in preghiera. Torna dunque quest'anno, dopo una lunga pausa, anche la processione del Venerdì Santo, l'ultima prima del giorno di Pasqua, anche se con qualche restrizione. A partire infatti dalle ore 17 fino alle 24 e comunque fino a cessate esigenze è stata sospesa la circolazione pedonale e stazionamento in via Signore della Città e in via San Nicolò, tranne per le persone in carrozzina, con un accompagnatore, coloro che portano a spalle il fercolo e chi esegue le ladate, i componenti in solo transito del corteo della Real Maestranza, i residenti e i rappresentanti del clero. Un'ordinanza che arriva in seguito al tavolo tecnico svoltosi in questura l'8 aprile per la programmazione e pianificazione delle misure di vigilanza, ordine e sicurezza in occasione della Settimana Santa e apposito sopralluogo nelle vie interessate. Così come si precisa nel documento, è emerso che la presenza massiccia di fedeli nella via Signore della Città in via San Nicolò non consentirebbero il rispetto delle vigenti disposizioni epidemiologiche ed in particolare delle disposizioni in ordine al distanziamento interpersonale e al divieto di assembramenti.